Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Morte di Carmen Zazzaro, la 24enne deceduta all'ospedale di Fano durante il parto indotto per far nascere il figlio già morto. La Procura di Pesaro apre un'inchiesta sul decesso della giovane mamma. Al nostro telegiornale parlano il direttore sanitario Berselli e il primario Cicoli. Fine settimana di eventi, questa sera c'è In Gir per Fan e il Festival Country, domani la Notte dei Desideri e la 24 ore di Calcetto. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, edizione di Occhio alla Notizia in diretta, sono le 20:33. Cominciamo e apriamo il nostro telegiornale con la tragedia che ha colpito la famiglia di Carmen Zazzaro, la 24enne di Mondolfo che è morta durante il parto indotto. È stata aperta un'inchiesta dalla procura, il marito ha presentato una denuncia ai carabinieri. Intanto, in attesa dei risultati dell'autopsia, si parla di embolia, potrebbe essere stata un'embolia. Ma sentiamo, sentiamo i due servizi che ha realizzato Lino Balestra questa mattina in direzione sanitaria. Potrebbe essere stata un'embolia a causare l'arresto cardiaco improvviso di Carmen Zazzaro, la 24enne di Mondavio, deceduta nella notte tra martedì e mercoledì nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Fano. Ad affermarlo il direttore dell'unità operativa Claudio Cicoli questa mattina ai nostri microfoni, ma siamo sempre nell'ambito delle ipotesi. La parola definitiva sulle cause di questo decesso la metteranno i risultati dell'autopsia prevista per la giornata di oggi. Carmen da due giorni non sente più muoversi il bambino e così martedì mattina assieme al marito decidono di andare all'ospedale di Fano per capire che cosa stesse succedendo, anche se in precedenza era stata seguita nella gravidanza dal reparto di Senigallia. Carmen è alla 38esima settimana di gravidanza, sono le 9:30 e avviati gli esami di routine i sanitari fanesi capiscono subito che il feto purtroppo è morto. Per Carmen e Francesco sono momenti drammatici. E come da protocollo, i medici iniziano le procedure per l'induzione del parto per vie naturali. I due coniugi, in questi momenti, ricevono un supporto psicologico per elaborare il lutto che li ha appena colpiti. Sono le 3 del pomeriggio e i medici iniziano la somministrazione del farmaco. Tutto sembra essere, se così si può dire, nei parametri della normalità. La donna viene monitorata e seguita. Ma qualcosa non va per il verso giusto e poco dopo l'una di notte il cuore di Carmen si ferma. Scatta l'emergenza. L'equipe composta da due anestesisti, un ginecologo, l'ostetrica e un cardiologo fanno di tutto per strapparla alla morte, ma senza riuscirci. E dopo 75 minuti di manovre di rianimazione, sotto lo sguardo impotente del marito, alle 3 di mercoledì mattina viene dichiarato il suo decesso. Questi eventi accadono quando più situazioni arrivano contemporaneamente nello stesso momento. Sono eventi che noi adesso facciamo delle ipotesi, poi sarà praticamente l'autopsia, no, che è stata richiesta a dare dei chiarimenti. E in questi casi, ecco, un'embolia da liquido amniotico potrebbe essere la prima ipotesi, potrebbe essere un'embolia massiva, perché una morte così improvvisa a paziente cosciente fino a 5 secondi prima è un evento che molte volte, ecco, è drammatico, ma anche la presenza di molte figure professionali e esperte, perché poi c'erano figure esperte e praticamente non sono riusciti a riprendere la situazione. Le condizioni per e come dicevamo la famiglia della donna ha presentato una denuncia ai carabinieri per fare chiarezza su quanto è accaduto quella notte all'interno della sala parto dell'ospedale Santa Croce di Fano. Anche l'azienda sanitaria Marche Nord ne ha aperta una tutta interna. Questa mattina siamo andati in direzione a Pesaro per sentire, per fare, per
chiedere al direttore sanitario e al primario Cicoli, che già abbiamo ascoltato in parte, che cosa è successo in queste ore così drammatiche. La direzione di Marche Nord ha subito istituito una commissione interna di esperti per analizzare dettagliatamente l'accaduto e fornire tutte le risposte a tutte le domande che in queste ore si possono porre. Parallelamente a questa, la Procura ha aperto un fascicolo ed il sostituto procuratore Giovanni Nardone deciderà, in base ai risultati dell'autopsia, quali passi effettuare. Si attendono risposte anche sul decesso del feto che Carmen portava in grembo al momento del suo arrivo al reparto di ostetricia di Fano e che anche qui l'autopsia potrà dare un responso chiaro e ineluttabile. Ma su una cosa non hanno dubbi i sanitari di Marche Nord. Tutto è stato tentato e Carmen era seguita e monitorata minuto per minuto. Il direttore sanitario dell'azienda stamattina ha parlato di un evento imprevedibile ed avverso. Uno di quegli eventi imprevisti, non prevedibili, che ti lasciano veramente spiazzato da questo punto di vista. E quindi c'era questa grossa partecipazione emotiva. Questo l'abbiamo visto anche nel tentativo di mantenere in vita la signora, dove è stata massaggiata per 75 minuti di fila. Quindi vuol dire che è stato fatto veramente di tutto. Gli eventi sono come avevo detto già nel comunicato stampa, questa signora che si reca presso l'ostetricia di Fano chiedendo di essere accettata per poter partorire. Una paziente giovane, senza nessun fattore di rischio, secondipara, quindi ha già avuto un figlio, non ha nessun fattore di rischio, riferisce però ai sanitari che da 2 giorni non avverte più movimenti del feto. Gli vengono fatte tutte le indagini diagnostiche immediatamente e immediatamente viene posta diagnosi di morte endouterina del feto. Questo vuol dire che già arriva con il feto morto da almeno 2 o 3 giorni. Qui viene visitata dai clinici, vengono applicate le linee guida correttamente internazionali che prevedono una induzione del parto con prostaglandine. La signora viene adeguatamente informata, in ogni momento vengono coinvolti anche i familiari nelle informazioni, viene accettata in sala travaglio parto e qui viene fatta l'induzione del parto con il farmaco. Dopodiché verso le 3 del pomeriggio inizia questa induzione del parto. È costantemente monitorata, per cui a intervalli regolari vengono ripresi tutti i parametri vitali, è a fianco dell'ostetrica e del ginecologo. Viene fatta questa induzione, l'anestesista è presente perché viene chiamato perché queste contrazioni uterine danno dolore e lei fa anche la parto analgesia. Con a fianco l'anestesista, improvvisamente verso l'una di notte, perde conoscenza e va in arresto cardiaco. Quindi è assolutamente in un momento di massima sorveglianza con tutti i clinici presenti, tra l'altro in rafforzo viene chiamato un secondo anestesista, arriva il cardiologo. Si applicano subito tutte le misure di rianimazione previste, purtroppo la signora non riprende assolutamente il battito. 75 minuti, e sono veramente tanti, immaginate 75 minuti di rianimazione cardiopolmonare e non riprende il battito e i clinici sono costretti a constatare il decesso. Carmen ed il suo bambino però ora non ci sono più, ma la verità deve venire fuori, chiede a gran voce il marito, Francesco Miro. Ora ha attorniato in momenti così difficili da tutti i parenti. Molte le domande anche della gente comune, una fra tutte. Si è scelto questa cosa perché è la linea guida che ci impone di fare un'induzione del travaglio di parto, perché un taglio cesareo aumenterebbe ulteriormente i rischi a questa donna che ha un feto morto all'interno, perché la placenta, che è un organo che è ricco di sostanze, in modo particolare la prostaglandina, può determinare praticamente delle reazioni avverse a livello del sistema cardiocircolatorio materno. Per cui noi ci siamo avviati al protocollo, abbiamo indotto la paziente alla prima stimolazione con una prostaglandina a livello vaginale non aveva risposto, no? Anche perché quella vaginale ha un'induzione molto, molto più lenta rispetto a quelle, no, utilizzate endovena. E è stata fatta una seconda induzione alle 9 di sera,
tutti gli operatori erano presenti e assistevano continuativamente la paziente, l'ostetrica, il medico di guardia, che hanno avuto, secondo me, una condotta ineccepibile. E la paziente poi era anche collaborante, perché poi no, ogni tanto si interfacciava con il medico, con l'ostetrica, chiedeva no, i tempi e praticamente tutto procedeva nella norma. E verso le 23 mi è stato riferito che la paziente aveva praticamente contrazioni abbastanza regolari, il che faceva supporre che il travaglio di parto che era stato indotto no, si era avviato. E a un certo punto lei, nonostante che aveva ripetuto gli esami più volte durante la giornata, nonostante che era stata monitorizzata con il tocometro, nonostante che praticamente aveva un orientamento normale, no? E psicologico, e praticamente a un certo punto si è accasciata e non ha dato più risposta. Come si riaffronta il lavoro il giorno dopo? Come si ritorna nel proprio lavoro? Io stamattina sono arrivato in reparto e già avevamo due cesari programmati e una donna in travaglio. E ho chiamato i miei che erano di guardia stamattina, sia i medici, le ostetriche, le infermiere, e gli ho detto ragazzi, stiamo intorno, teniamoci uniti, quello che è successo praticamente ci deve solo servire per avere più forza e per dare più serenità alle pazienti che ci chiedono un aiuto e un'assistenza, no? In un mondo dove noi quotidianamente viviamo con la vita, noi siamo abituati a dar vita alla gente, no? A dare assistenza a questi neonati, e quando succedono queste cose così drammatiche, vi giuro, noi siamo i primi ad essere praticamente distrutti dentro. Andiamo avanti con il giornale. Oggi ci sono stati due salvataggi in mare, in due orari diversi e in due punti diversi della spiaggia del litorale fanese. Sono stati tratti in salvo due giovanissime, un ragazzino e una ragazzina. E allora, per saperne di più, ci colleghiamo con Enzo Maggi, che è il presidente di Mare Dentro, che è un'associazione che si occupa di salvamento. Allora, buonasera Maggi, intanto ci può raccontare che cosa è successo? Un italiano, uno dei quattro ragazzi, gli scogli, ha bevuto dell'acqua, è andato in stato di panico, agitazione. L'operatrice Martina Savelli è subito intervenuta col Baywatch, è andata a recuperarlo, riportata a riva, però il ragazzo ha perso i sensi. Automaticamente gli altri bagnini di salvataggio delle spiagge limitrofi hanno dato supporto a Martina, hanno chiamato l'ambulanza, Martina ha subito praticato le 5 ventilazioni, ha fatto buttare fuori l'acqua dai polmoni e nel frattempo è arrivata l'ambulanza, hanno somministrato l'ossigeno e l'hanno portato via. Teoricamente il ragazzo dovrebbe essere non dovrebbe avere nessun tipo di problema, perché si è ripreso, ecco. E poi invece alle 17:30 verso la Sassonia e Bagni Peppe, un altro collega di salvataggio, Mattia De Benedettis, ha portato in salvo una ragazzina di 10 anni che è stata portata via dalle onde. Però la bambina era in stato di coscienza ma completamente in panico, e anche qui Mattia è intervenuto. Mattia è un altro collaboratore di Mare Dentro, anche se lui lavora sulle spiagge in concessione. Fortunatamente è andato tutto bene, però come ripetuto anche l'altro giorno davanti con Lino Balestra, quando ci sono queste condizioni particolari di mare mosso, agitato, con bandiera rossa, cerchiamo di non mettere in pericolo la nostra vita e la vita di quelli che ci vengono a soccorrere. Questo è il problema più grosso, è la cultura della sicurezza in mare. Se ci sono condizioni particolari come quelle di questi giorni, è consigliabile non farlo il bagno, anche a testa delle autorità. Certo, certo. Infatti anche oggi il mare, soffiando un vento così forte, insomma, il mare era agitato e quindi era assolutamente sconsigliabile fare il bagno in mare. Sì. C'era la bandiera rossa, però a quanto pare non serve e non è servita molto. Per fortuna è andata bene e per fortuna c'eravate voi. Grazie Enzo Maggi, grazie. Buon lavoro e andiamo avanti con il telegiornale, perché nonostante l'impegno della Regione Marche, dopo la mobilitazione di 2.000 agricoltori della Coldiretti, i risarcimenti alle aziende pesaresi sono ancora bloccati a causa del fatto che gli ambiti territoriali di caccia
non hanno avviato le procedure di pagamento. Stiamo parlando dei risarcimenti per i danni provocati dai cinghiali. A denunciarlo è la Coldiretti di Pesaro e Urbino. La farmacia insieme al barbiere, alla parrocchia, era nell'Italia che fu uno dei punti aggregativi dei nostri paesi. Quando si entrava in farmacia si sapeva subito chi stava bene, chi stava male in paese, perché alla fine, anche se c'era il segreto, ma insomma un po' come quelli di Pulcinella, si veniva a sapere un po' le condizioni di salute dei compaesani. Beh, insomma, siamo partiti da qui per parlarvi di una farmacia che ha compiuto 100 anni di storia. Nell'Italia dal sapore un po' alla Don Camillo e Peppone dei primi del Novecento ci sono luoghi e personaggi che hanno rappresentato veri punti aggregativi e di riferimento delle comunità. Se chiedete ai vostri nonni, che hanno abitato uno dei paesi del nostro entroterra, quali erano le figure di riferimento per tutti, la risposta sarà il parroco, il sindaco, il barbiere ed il farmacista. Già, il farmacista, colui che preparava nel proprio laboratorio rimedi e unguenti per i malanni dei paesani, ma anche una persona istruita e colta a cui rivolgersi per questioni di vita. A San Costanzo la farmacia Scarponi lo sa bene, perché da 100 anni è al servizio della comunità e di questo traguardo ne va ben fiera. 4 generazioni di farmacisti e un amore smodato per la propria città dal 1906. Non ci aspettavamo una risposta così calorosa da parte del paese, addirittura una persona, una sceneggiatrice che è originaria del paese ci ha dedicato una poesia veramente molto bella, il sindaco ci ha regalato un coccio dipinto da un artista locale, Fabrizio Bisioli, un coccio che il comune ha fatto fare per le attività storiche, per le benemerenze, quindi insomma ci siamo sentiti molto orgogliosi di questo regalo e 700-800 persone contro le nostre aspettative che erano di 500 hanno partecipato e festeggiato con noi questo traguardo ultracentenario. Sì, siamo sempre stati una farmacia presente sul territorio perché appunto dal 1906 che siamo presenti in paese, è sempre stata una farmacia a carattere familiare nel territorio, perché poi c'è stata mia zia che collaborava con mio nonno, mio zio, il fratello di mio padre e adesso mio marito che comunque collabora con noi. Insomma, un'impresa familiare all'interno del paese. Beh, allora auguri. È quasi tutto pronto in via Cavour invece a Fano per la festa che animerà il 13 e 14 di agosto questa ormai famosa via del centro storico, con tante iniziative e con tanti spunti per passare due serate in allegria. Sabato e domenica prossimi qui a Borgo Cavour ci sarà tanto movimento, tanta animazione perché c'è appunto la festa di Borgo Cavour. Allora, per conoscere tutto quello che sarà l'avvenimento, le iniziative e quello che accadrà, insomma, lo chiediamo a una persona che vive questo borgo. Sì, allora questa è una festa che è stata voluta fortemente da tutti i commercianti per riattivare la via, ma più che altro perché sono 20 anni che organizziamo la festa del borgo e quest'anno l'abbiamo voluto fare in maniera speciale. Maniera speciale vuol dire che abbiamo veramente cercato di creare una collaborazione non solo per tutta la via, ma anche tra tutti gli abitanti di Cavour. Ci saranno due band in Neutroterra e Bungoron Band che suoneranno sabato 13 e domenica 14. Si potrà degustare tutti i piatti tipici marchigiani come le crestaiate con i fagioli, le tagliatelle fatte a mano da noi al ragù, la piada sfogliata, la trippa, i fagioli, tante altre cose. Ma ci sarà l'esposizione di quadri, chiedendo anche la collaborazione di artisti fanesi all'interno del Palazzo Speranzini, ma non solo, la cosa più importante, anche una delle più belle, è anche che ci saranno 2 o 3 punti per quanto riguarda l'animazione per i bambini, una all'interno dei giardini e una invece qua all'inizio di via Cavour, ma che abbiamo cercato di creare dei giochi proprio a tema per loro, dove si potranno divertire, disegnare e in più portare anche a casa un ricordo di questo
questa serata. E un'altra cosa, ci saranno due lirici che canteranno durante la serata, ci sarà spettacolo, intrattenimento. Da Borgo Cavour a Torrette di Fano, dove domani sera il cielo sarà illuminato grazie a migliaia di lanterne che verranno lanciate in occasione della Notte dei Desideri. Tutto inizierà alle ore 19, quando verranno aperti al pubblico gli stand gastronomici, gli espositori di prodotti tipici del territorio, gli hobbisti e l'area mostra di auto d'epoca in una torrette completamente vivibile a piedi, poiché è stata limitata al traffico. Nel parco invece Giulio Rivera di Rosciano di Fano, da ieri è iniziato il Festival Rosciano Country. Dopo il successo delle passate edizioni, questa formula western, che caratterizza quella che una volta era la festa nel parco, pare che piaccia tanto e quindi è stata riproposta. Non mancano le specialità gastronomiche, anche in questo caso, come le famose tagliatelle, a fare da cornice ai tanti eventi che tutte le sere fino a sabato animeranno il parco con balli, intrattenimento per i più piccoli e animazione. Per chi durante l'estate non riesce a fare a meno del calcio a piagge, c'è un'iniziativa che l'anno scorso ha riscosso un successone, la 24 ore di calcetto. Notti magiche di calcio per chi ama lo sport nazionale per eccellenza. Azioni rapide, tecnica e agonismo concentrate in una manifestazione unica nel suo genere. Dopo il grandioso successo della passata edizione, ritorna per i tanti appassionati del territorio la 24 ore di calcetto a piagge. Fischietto d'inizio venerdì 12 alle ore 21. Anche quest'anno la società sportiva Lubacaria Piagge e Avis Piagge organizzeranno il torneo di 24 ore di calcetto, ottavo Memorial Pamela Sbrega, da venerdì 12 alle 16 a sabato 13 alle 22. Funzioneranno gli stand gastronomici per tutte le 24 ore. Al termine delle premiazioni ci sarà un momento musicale con una cover band, anche quest'anno ricca di sorprese. Ma la 24 ore di calcetto di piagge non è solo agonismo, ma è anche divertimento, perché sabato sera per tutti ci sarà un gran finale. Sabato 13 alle 17.30 ci sarà una bella camminata organizzata dall'Avis, che si svolgerà da Piaggia San Giorgio, il santuario di San Pasquale, con ritorno e arrivo a Piaggia, per la durata di circa 8 km e mezzo. È aperta a tutti, dai ragazzini di 10 anni fino agli over 80. Noi vogliamo ringraziare l'organizzatrice di questa manifestazione, che è la Flavia Ceccarelli di San Giorgio. Quindi vi aspettiamo tutti. Allora, adesso torniamo invece da Piagge, ritorniamo a Fano, perché in diretta con noi c'è Lino Balestra. Buonasera, buonasera Marco. Sì, siamo qui, le immagini vi giungono dalla piazza, siamo in diretta, ormai il serpentone è quasi già tutto partito, però qui naturalmente vedete alle mie spalle le persone che stanno comunque ancora prendendo i biglietti, facendo il biglietto per iniziare questa passeggiata degustativa. E naturalmente noi ci spostiamo anche a favore di palco, che adesso non è pieno, ma fra un po' si riempirà, perché anche la musica sarà protagonista di questa In Gir per Fano, un'edizione molto ricca, come sempre monumenti aperti, passeggiata degustativa con le eccellenze del territorio, tante le persone che si sono accalcate sotto i portici del Teatro della Fortuna per prendere il biglietto. Qui abbiamo, come vedete, se Fabio Turani, editoriale Link, rappresentanti della nobiltà fanese del tempo che fu, ma anche insomma, rappresentanti del motore
di questa iniziativa, Etienne. Naturalmente siamo partiti col piede giusto, tanta gente, il serpentone, diciamo così, è partito. Sì, è partito tanta gente, siamo molto contenti, ma è da qualche giorno che ce l'aspettavamo, perché le prevendite sono andate veramente alla grande, superando le aspettative, e nonostante la biglietteria l'abbiamo dichiarata aperta fino alle 10.30, alle 19.45 è già arrivato il sold out, quindi gente in giro che sta degustando, visitando musei, ascoltando la buona musica, divertendosi. Direi una bella manifestazione per la nostra città, un bel motore quello del volontariato che sta creando tutto questo. Bene, grazie. Io vi rubo ancora qualche istante qui, mi affaccio. Buonasera a tutti. Fra un po' sarete protagonisti nella grande festa del Portone Tauro, ecco, quindi non mancate. Non mancate, facciamo un lancio in avanti. 26, 27, 28 agosto. Ecco, però sarà una grande manifestazione. Per il momento siete nella corte Matassiana. A casa nostra. A casa vostra, sì. Quindi salutiamo tutti gli ospiti presenti. Abbiamo piacere, abbiamo sentito dagli organizzatori che c'è stata una prevendita, proprio ha bruciato tutto. Anche adesso ci chiedevano i biglietti. I biglietti. Quindi vuol dire che il successo è già funziona. C'è stato. In giro per fan funziona. In giro per fan funziona. Come benissimo. Funziona tutto il resto. Quindi l'appuntamento sarà al Ponte Metauro fine agosto. Va bene. E allora con questo rimando a Ponte Metauro, intanto in giro per fan sta animando tutta la città. Noi faremo anche uno speciale, quindi fra pochi giorni potrete anche vedere che cosa è successo in questa serata. La piazza adesso è quasi semideserta perché prima le migliaia di persone si sono già avviate. E restituisco la linea allo studio dalla piazza 20 Settembre di Fano per in giro per fan. È tutto. Alla prossima. Il telegiornale finisce qui con questo collegamento in diretta a Piazza 20 Settembre. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona serata.